Ciao a tutti. In questo filmato facciamo vedere come si saldano i fili dello statore, che in due scorsi filmati li abbiamo fatti vedere come si smontavano e poi ho spiegato dove andavano messi. Praticamente qua abbiamo il bianco, che io l'ho già posizionato qua, poi dopo qua abbiamo il verde, che io ho usato un giallo e verde perché avevo questo a disposizione, poi qua abbiamo il nero, qua abbiamo il blu, che io ho usato un azzurro ma è indifferente, va bene lo stesso. Poi qua abbiamo il pick-up che ci va al rosso e qui questo cavo del pick-up che è già compreso col pick-up va saldato lì. Il filo va fatto passare poi sotto in modo che quando giro il volano non se lo trancia. Allora, cominciamo col saldare qua il bianco che io avevo già cominciato a mettergli un po' di stagno sopra, adesso andiamo avanti. Poi anche se non siete dei fenomeni a saldare, l'importante è che siano stagnati, che lui il filo non si muove da lì. Non è che bisogna essere dei geni o dei fenomeni per saldare. Adesso mettiamo un po' di stagno qua sul verde, sul nero, scusatemi. È un lavoro che non è difficile da fare, però bisogna farlo con calma, senza fretta. Poi possibilmente avere un saldatore con la punta che sia nuova. Adesso questa è una punta usata, però io avevo piacere di fare questo filmato, allora ho detto, vabbè, facciamolo lo stesso. Tanto poi allo scopo informativo del filmato non conta se la punta è nuova o vecchia del saldatore, l'importante è che capiate come si fa il lavoro, che è la cosa più importante. Tra parentesi, una volta finito questo lavoro qua, in un prossimo filmato monteremo questo statore su una Vespa, così proviamo che funziona, che è andato tutto a buon fine. Allora, il bianco siamo a posto, il nero diciamo che siamo a posto. Adesso qua abbiamo il verde e il blu. Per evitare di fare pasticci, io prendo un foglio di carta da stampante e lo metto lì. Così quando andiamo a saldare questo filo qua blu non ci dà noia né sul filo nero che è sotto e né tantomeno su quello verde, diciamo. Tanto non succede niente, al massimo male che vada può prendere fuoco il foglio di carta. Tanto siamo, diciamo, come in un'officina, quindi non ho problemi. E così anche il blu è stato fatto. Adesso abbiamo qua il verde. Qua c'è questo talloncino qua che arriva dalla bobina che va poi saldato. Però adesso nel frattempo saldiamo prima il filo verde. Adesso io l'avevo infilato qua nel buco. Lo giriamo un po' il rame del filo. Adesso lo saldiamo lì vicino, poi dopo andiamo a saldargli quello sopra.
Quando saldate prendetelo sempre lungo lo stagno, perché sennò poi non ve ne accorgete, vi arrivate con le dita vicino alla punta del saldatore e vi ustionate. Che non è una bella cosa assolutamente. Mettiamo ancora un po' di stagno, perché così poi mettiamo sopra quel cavetto lì, andiamo a scaldare col saldatore e così lui si fissa lì. Adesso prendiamo questo filo qua con un cacciavitino, prima andiamo sopra così, lo spingiamo sopra e nel frattempo scaldiamo. Ok, adesso si è attaccato, gli mettiamo sopra un altro po' di stagno proprio per essere tranquilli. Scaldiamo di nuovo e lo pressiamo contro, così. Adesso lui è asciugato e siamo a posto. Quindi bianco l'abbiamo fatto, il verde l'abbiamo fatto, il blu l'abbiamo fatto, il nero l'abbiamo fatto. Adesso ci rimane il pick up. Il pick up, prima di installarlo e saldare questo qui verde che già ho preso col pick up, saldiamo subito questo rosso qua. Anche qui prendiamo un pezzo di carta da mettere sotto in modo che non andiamo a rovinare. Non andiamo a rovinare niente, no? Che se cade dello stagno. Questo qui adesso è a posto. Adesso qui, prima di andare a installare il pick up, per essere più comodi, cosa facciamo? Qui, che c'è questo filo qua che è già saldato, facciamo passare il filo verde sotto. Perché questo filo verde qua va saldato qui. Però lo facciamo passare sotto, se no cosa succede? Che con la rotazione del volano si trancia il cavo. Facciamo passare sotto. Poi qua il pick up ha questo chiodino qua che va in quel buco lì, incastrato. Tanto ve ne accorgete perché se no non andrebbe. A questo punto qua si prende la sua vite, che lo fissa, prendiamo un cacciavite a stella e andiamo a avvitarlo. Adesso io lo avvito così per farvi vedere, però voi se volete stare tranquilli mettete un goccio di freno a filetti e lo stringete forte, in modo che non si svita, se no si va a tranciare nella ventola. Questo punto qua, questo filo qua, va saldato lì. Lo schiacciamo bene. Poi mettiamo un po' di stagno e siamo a posto. Adesso inclino un po' il piatto perché voglio scaldare lo stagno, ma non voglio che mi va a scivolare sul contatto nero, perché sennò non è un problema, perché tanto il talloncino è lo stesso. Praticamente il verde è collegato, è come collegarlo al nero, non capiterebbe niente se saldiamo il nero col verde, perché comunque è tutto a ponte lì. Praticamente il verde del pick up prende il negativo dallo statore. Adesso anche questo filo qua è ben saldato e siamo a posto. Adesso a questo punto qua, io il bianco l'avevo già fatto passare sotto la bobina e va in questo buco qua. Il rosso lo facciamo passare sotto il pick up e lo facciamo andare qua anche lui. Quindi adesso il bianco è andato lì dentro. Perché poi lì i fili devono passare tutti lì per il semplice motivo che poi bisogna mettergli una guaina termorestringente per far riparare i fili dal calore.
sono uno e due, poi c'è questo qui verde, giallo e verde che sarebbe il verde, diciamo. Adesso l'ho preso un po' lungo questo filo qua, però pian pianino, tanto è meglio più lunghi che si possono poi tagliare che non troppo corti, sennò. Questi fili qua vanno messi bene sotto perché poi nella rotazione del volano assolutamente devono essere sotto ai solenoidi e questo qui sotto il pick up, perché il volano si gira intorno, non devono essere tranciati. Poi adesso ci rimane ancora da portare in là. Adesso questo qua era lungo e da tirare bene qua. Però c'è anche il nero che è da far passare sotto qua. È un lavoro un po' noioso, però bisogna farlo con calma, perché sennò non andiamo bene. Perché tanto tutti i fili devono uscire da questo foro qua grande, perché poi lì c'è il collegamento per andare su nel foro del carter, dove poi c'è la scatola di plastica. Adesso qua deve passare ancora il terzo filo, che è questo. Infatti io ho preso i fili da impianto da 220 volt da 1,5 di sezione, perché hanno 1,5 mm di sezione all'interno di rame ed è più che sufficiente per la corrente che deve supportare questo statore, e in più ci passano come spazio, diciamo. Adesso c'è da far passare ancora il nero qua. L'importante è che quando mettete questi fili qua li tirate bene in modo che siano bene schiacciati sotto a questi solenoidi, perché se li tirate bene quando c'è la rotazione del volano, pertanto che c'è dell'aria che si crea girando il volano, non ve li tira fuori, perché se voi li fate un po' troppo lunghi, cosa succede? Che girando il volano, appena accendete il motore, se li tira fuori e ve li trancia tutti. Quindi bisogna cercare di metterli più possibile, metterli sotto praticamente, che non vengano tirati dal volano. Adesso a questo punto qua ricapitoliamo e vediamo che abbiamo il bianco che è saldato, il rosso è saldato, il verde che ho preso nel pick up è saldato, il verde che va all'impianto è saldato, il blu è saldato e il nero è saldato. L'abbiamo fatti passare tutti sotto così.